Cari amici, Tullio Trapasso, nuova puntata di City Report. Dove ci troviamo oggi? Dove ci troviamo oggi? Nel Municipio 5 e siamo qui con Hermes. 25 anni fa qui nascevano delle torri, ce ne sono anche altre in altri quartieri a nord a Milano. Cosa è successo in questi 25 anni ad arrivare ad oggi? Ciao Hermes, dici una cosa, tu sei stato con noi qui diverse volte, sì. Sei stato qui anche diverse volte di tuo. Come la vedi la nuova situazione, visto che tu l'hai già vista abbastanza tutta? Certo, beh, mi fa molto piacere vedere che comunque un minimo di riqualificazione sembra che sia partita. Ci sono dei grossi lavori qui alle nostre spalle, sembra che i due palazzoni, quelli sul fondo, in via Midani, sembra che comunque sono stati smantellati e un grosso lavoro sta finalmente prendendo piede dopo moltissimi anni e la cosa fa piacere. Adesso andiamo a vedere un attimino che sta succedendo. Ok, siamo nel 2022. Tu quanti anni hai, Hermes? 20. Lo sai da quanto tempo questi palazzi sono stati costruiti? Da prima che io nascessi e sono abbandonati anche da molto prima che io nascessi. Bene. Il ventennale del quartiere fantasma di Via Midani, insieme a Paolo Rusconi e alle sue immagini, andiamo a vedere oltre il cantiere cos'altro c'è. Seguiteci. Possiamo subito vedere che nonostante la riqualificazione che c'è in corso qua in via Midani, il degrado comunque tuttora non manca. Qua possiamo subito notare un bel registratore di cassa smontato, un albero di Natale, delle luci natalizie e altra porcheria qua sul marciapiede. E adesso ci addentriamo verso le nuove costruzioni, i nuovi appartamenti lì sul fondo. E entriamo qua in questa savana e vediamo cosa ci aspetta di interessante. Come ha detto Hermes, le nuove costruzioni stanno prendendo forma, intorno però ci sembra che ci sia sempre la solita situazione. Quindi cosa succede? La parte all'interno dei cancelli, quindi quella costruibile, adesso sta prendendo una forma civile. Tutta l'area verde che dipende dal Comune di Milano, come vedete, è una discarica incredibile e grandissima. Seguiteci perché ve ne facciamo vedere altre. Vi do anche un suggerimento, se volete potete vedere una vecchia puntata di City Report dove insieme a Paolo Rusconi e a Daniele Menti avevamo visto la tendopoli che c'era sotto i portici e in mezzo a questo giardino. Andiamo avanti. Bene, bene, bene. Municipio 5, le discariche del Municipio 5 fuori dei palazzi di nuova costruzione. Chissà se le persone che verranno ad acquistare casa qui, anche quelli a prezzi convenzionati, lasceranno fuori tutta questa situazione che li accoglie quando vanno a vedere le loro case. Questa è una bella domanda, perché ultimamente il Comune di Milano è veramente latente sulle aree verdi, su tutti gli spazi comuni. Questo ne è uno dei tanti esempi. E proseguiamo. E continuiamo nell'area verde fuori dalle nuove palazzine, troviamo ancora i rimasugli di quello che erano i campeggi del passato, materassi, sacchetti, ma andiamo a vedere Hermes cosa ha trovato, insieme a tutti questi rovi che ci fanno da compagnia con le spine. Seggioline da bambini? E anche dei bidoni di, mi sembra, vernice traspirante in questo caso, però non andiamo sicuramente a metterci le mani dentro.
tutti i cespugli eccetera, comunque come vedete, guardate quel bianco lì, quella è una tenda, qui a ore 12, qui a ore 3 abbiamo altri pezzi dei residui dei campeggi. A quanto ci risulta adesso, in questo momento, non c'è nessuno che dorme qui, solamente perché si sono trasferiti da un'altra parte, ma questo ve lo faremo vedere più avanti. Andiamo. Proseguiamo il nostro giro per il municipio 5 via Midani, scritte sui paracarri, Draghi, Norimberga ti aspetta. Beh, insomma, questo quartiere ci riserva sempre qualche situazione. Meditate, gente, meditate. E stiamo andando a vedere uno di quegli alberi che ancora non è stato potato e abbandonato qui a pezzi da chi si occupa delle manutenzioni, e anche qui continuiamo a ritrovare resti dei bivacchi precedenti, piatti, forchette posate, bottiglie di birra. Ecco, spero che questa non diventi un'altra riqualificazione a metà, nel senso che dentro gli abitati e fuori la jungle con ogni pericolo e bivacchi. Vediamo cosa sarà, tanto ormai la seguiamo da oltre 6 anni, per cui anno più, anno meno. Cari amici, vi ricordate dove eravamo stati l'ultima volta, da dove eravamo entrati, che avevamo risalito tutti i piani? Hermes, dici qualcosa, guarda quel buco lì, e da dove eravamo entrati noi? Il buco c'è ancora, però all'interno vediamo che ci sono i muratori e comunque almeno qualcosa di positivo sembra che stia succedendo. Salvo la notte, che non c'è nessuno e quindi è terra di nessuno. E perché vi diciamo questi? Paolo, se può inquadra qui il pavimento, proprio dove sei tu, sotto. Guarda lì cosa c'è. Questi sono i resti di quelli che la sera ancora continuano a stanziarsi e di stare dentro qui in cerca di nuove proprietà, di cui noi non vi diciamo dove potrebbero andare, non ve lo diciamo, Paolo non le inquadra, no, non le inquadra, ci sono altre proprietà vuote. Eccoci, siamo fuori dal famoso altro lato della via Midani, nostro fidato carrello del degrado sempre presente. Oltre a lui, possiamo vedere già da qui, è stata buttata altra monnezza, da qui le persone che vivevano abusivamente in questo posto si sono trasferite, ma vi ripeto, gli spazi non mancano qua intorno e dopo ne vedrete qualcosa. E diciamo che è un chiaro oscuro, vediamo i lavori all'interno della proprietà, ma vediamo che fuori, insomma, Paolo, cosa vogliamo dire qua fuori? Questi sono i vestiti di quelli che abitavano dentro, che sono stati parcheggiati qui intanto che cercano nuovi posti. Siamo sempre nel municipio 5 e andiamo avanti, City Report. Bella giornata di marzo a Milano e questa è un'altra parte, sempre di fronte alle nuove costruzioni dell'Aredo, quelle che dovranno essere affittate e vendute nel municipio 5. Non vi aggiungo nulla, si vede già tutto, sporco, schifezze, bottiglie di acidi, cartoni per la sera, sacchi di immondizia. Che vi devo dire, non è un buon biglietto da visita per vendere le case, ma sicuramente immagino che chi ha fatto questo investimento saprà cosa fare, perché se aspettiamo il comune. Scarti di cantiere. Andiamo a dare un'occhiata di qua. Ok, altra porcheria. Altri sacchi. Scarpe di bambino, mascherine varie, bottiglie di birra. Del McDonald's. Un bel materasso.
scarti di cibo. E una tanica di roba chimica, a quanto pare. Beh, come vi abbiamo sempre detto, ci sono dei segnali del degrado. Vi abbiamo fatto vedere un carrello e adesso vi ricordiamo le scarpe sui rami, i sacchetti sui rami che indicano il punto dello spaccio. Guardate qua, è cambiato, è passato avanti di 50 metri ed eccolo qui. Rimane ai posteri le nostre dichiarazioni di oggi, ma chi di dovere immagino che già lo sappia. Chiaramente tutta questa immensa proprietà adesso è in corso di lavorazione, nonostante la vigilanza diciamo che c'è e non c'è, c'è soprattutto dove c'è il materiale da cantiere. Diciamo che questa parte qui, che è l'ultima che è stata fatta, vuoi l'illuminazione che non è granché, vuoi che il parco alle spalle permette qualsiasi cosa, dato che è tutto abbandonato qua intorno, è diventato questo il nuovo punto d'incontro e quindi ve lo segnaliamo. Andiamo avanti, non abbiamo mica finito dal Municipio 5. City Report.